Salve a tutti da Frank Watch. Oggi vi mostro la terza parte della mia collezione Vostok. Terza e ultima, ma non definitiva. Vedremo nel corso del tempo se potrò accaparrarmi qualche altro pezzo. Allora, cominciamo. Cominciamo dal piccolino. Questo è un Vostok Komandinsky 219 cassa 326 quadrante. Questo, diciamo, è un classicone di casa Vostok. Questo qua, ricordo che questi modelli qui sono solamente a carica manuale, sempre corona a vite e fondello a vite col solito sistema dell'anello che comprime la cassa sulla guarnizione. Tipico di Vostok, questo è resistente all'acqua a 3 atmosfere. Questi sono, diciamo, come dicevo nel penultimo video, sono, diciamo, più da collezione che da uso, diciamo, stress quotidiano, diciamo, da mettere per le occasioni. Ha questa cassa in ottone con rivestimento color oro. Proprio sembra un orologio che viene da lontano. E questo è il primo dei piccoletti. Poi abbiamo questo Komandinsky con questo quadrante Soleil con il sommergibile a ore 12 e l'ancora a ore 6, sempre carica manuale. Le caratteristiche sono le medesime: fondello a vite e corona a vite, e questo fa parte sempre della collezione basica di Vostok. Questo qua è un 811-286, movimento 24-14, come dicevo, carica manuale. E con questo chiudiamo gli ultimi, diciamo, due pezzi che avevo di questa serie qua, carica manuale. Adesso passiamo a un sub per eccellenza. Questo è un'Amfibia 090 659. Vi ricordo che con questa cassa sono tutti 090, poi differenzia dal quadrante in base ai modelli. Questo è un 200 metri, carica manuale, automatico, carica manuale, sempre con corona a vite e fondello a vite col solito sistema. E qui io ho fatto questi piccoli upgrade di sostituire la ghiera. Ho messo questa ghiera Pepsi che si accoppiava bene col quadrante, e questo cinturino tipico sub, ovviamente rosso che richiama sempre la corona, la ghiera, e tipico cinturino sub Seiko Style, marca Zulu Diver. Lo rende molto estivo, però mi piaceva averlo così. Passiamo avanti. Andiamo sempre su un cassa 090. Questo è un 090-486. Questo ha un quadrante molto semplice. Il quadrante ricorda un po' quello dei Panerai, senza data, che consiglio comunque di acquistare i vostri, se si può, questi modelli qui
a prescindere dalla cassa senza il datario, perché purtroppo Vostok ha quel sistema alla vecchia maniera, che per cambiare il datario bisogna fare o il giro completo delle 24 ore, oppure arrivare cioè partire dalle 9, superare le 12 e tornare indietro e così via per fare lo scatto data. Quindi così è molto più semplificato. In questo modello io ho sostituito una ghiera, la ghiera l'ho messa nera per accoppiarla con gli indici, e questo cinturino maglie piene che gli conferisce un'aria più solida, e questo è un altro 0,90. Poi passiamo al Vostok Komandinsky 650-536 il quadrante con movimento 24-16, in questo caso col datario. Questi Komandinsky nascono direttamente già con questa ghiera. Io qui ho sostituito solamente il cinturino, sempre un cinturino stile diver, che io amo questi cinturini soprattutto sugli orologi diver, e anche questo è un 200 metri. Questo qua ha la particolarità di avere gli indici che fanno questo gioco, bastoni applicati e numeri stampati. Come retroilluminazione sono solamente retroilluminati i pallini ore 2, 4, 6, 8 e 10 e le lancette. E questo è il Komandinsky. Adesso passiamo a un altro Komandinsky. In questo caso è K350 24 ore, perché ha questa complicazione delle 24 ore a ore 12. Non ha il datario. Vi faccio vedere come gira il disco 24 ore. Quindi quando è alle 6, se è pomeridiana, vi dice che sono le 18. Complicazione nell'era moderna un po' inutili, però è sempre, diciamo, un'aggiunta di valore all'orologio. I modelli, questi qua, 350, K350, hanno la particolarità di essere un po' una via di mezzo tra i basici e i sub, perché questi qua, i 350, sono 100 metri, col solito sistema corona a vite e fondello a vite. Qui ho sostituito solamente il cinturino, perché la ghiera, molto bella e molto particolare, col dotto a ore 12, il triangolino riempito di pasta luminescente, la ghiera è sua. Io ho sostituito solamente questo cinturino, che si accoppia bene col quadrante, e questo è il K350. Passiamo all'ultimo di questo lotto, e questo è il vostro Canfibia 170. Questo qui non ho sostituito nulla, questo qui usciva con questa configurazione, con questa ghiera, sempre con pallino ore 12 retroilluminato, riempito di pasta luminescente, con la lancettina dei secondi bianca, e questo cinturino sempre in stile diver, eppure questo qui è un 200 metri. Questo è il fondello. Ragazzi, siamo arrivati alla fine della mia dimostrazione, della mia, diciamo, mostra della collezione Vostok. Al momento ho solo questi, quindi spero di trovare qualche altro pezzo da aggiungere alla mia collezione, che vi mostrerò col tempo. Grazie per la visione. Se non siete iscritti, iscrivetevi, lasciate un like e alla prossima. Ciao.
Ciao ciao.